Solidarietà io l'ho data e l'ho ricevuta. Ho mai sentito parlare di Sguerso. Era il vicecomandante della brigata Savona. Io, sto giovanotto, l'ho conosciuto in un paesino del Piemonte, dove io avevo i miei nonni, andavo a trovarli. Eravamo un tempo di guerra, già nel periodo resistenziale. Io però non ero ancora inquadrato, eh. Mancava, perché inquadrato, sono inquadrato il mese di ottobre, qui parliamo di agosto. Un mese e mezzo prima, Di che forse è anno? stato del 44. 44. E questo può essere stato, ecco, questo ci ho riflettuto parecchie volte, può essere stato l'attimo che mi ha poi dato la spinta per aderire completamente alla resistenza. Era in questo paesino, posso nominarlo? Sì, Monastero Bormida. Eravamo nel mese di agosto, faceva molto caldo, è classico quando si sentono le cicale, no? Nella piazza del paese, di questo paese, piazza della chiesa, deserta, in un angolo c'erano tre partigiani, uno giovanissimo, ora poco più che un ragazzo, e due già di una certa età. Io ho sentito spontaneamente proprio il desiderio spontaneo di andarli a parlare, di avvicinarmi a loro. Erano soli in un angolo attaccati al muro della chiesa. E loro mi hanno guardato e hanno visto che non ero del posto, come vestivo, un po' l'atteggiamento, non ero uno del posto. E uno mi chiede, mi dice: "Di dove sei tu?" E io le dico di Savona. Come le dico di Savona, questi si subito fanno come un sobbalzo. "Ah, sei di Savona? E come mai sei qui?" "Ma sono qui a trovare i miei nonni, intanto mi danno qualche chilo di farina da portare a casa." "No?" "Ah," mi dice, "e allora quando torni a Savona?" "Io ci torno domani mattina col treno." Ora, devo premettere che mentre facevamo questo discorso, a 3-4 chilometri da questo paese, c'era il paese di Bistagno e c'era il comando di San Marco, tra l'altro erano gruppi di San Marco, di quei rastrellatori, i famosi rastrellatori che si leggono anche sui libri della Resistenza, no? E vabbè, allora mi dicono: "Ce lo fareste?" Prima parlano un po' fra di loro, i due anziani, confavano un po' fra di loro. Poi uno mi dice: "Ce lo faresti un favore?" E io non aspettavo allora, altro. Sì, volentieri, come no? Dice: "Guarda, noi ti diamo un biglietto da portare a una famiglia di Savona. Se te domani vai là, anche se ce lo porti dopodomani, non importa, vabbè." E con una matita su un foglio di carta, in qualche modo, scrivono questo biglietto e poi me lo danno. Ma mi dicono: "No, te lo mettiamo noi." Io avevo una giacca un po' usurata, come ci avevamo in tempo di guerra, purtroppo i tempi erano quelli che erano. Mi hanno tagliato, con le dita hanno strappato un po' la federa interna e mi ci hanno ficcato questo biglietto. Dopodiché mi ha detto: "Domani vai in via tale dei tali, via della Tagliata," questo me lo ricordo, "via della Tagliata, il numero del portone, il numero di casa, e dai questo biglietto e le dici che ti manda Furio." E io ho salutato tutti quanti, insomma, me ne sono andato. All'indomani parto da Bistagno, vengo giù a Savona, e senza dir niente a nessuno, certamente non neanche ai miei, vado su alla villetta in questa via tagliata e trovo subito il portone, voltato l'angolo della strada, subito lì al numero 2, e salgo su al primo piano, tra l'altro con un certo timore, perché di fronte proprio a questa abitazione, a questo portone, c'era il comando della GNR e c'erano pieno di militi di fuori dalla porta, e la cosa mi imbarazzava un po', però ormai ero in gioco, dovevo andare.
Vado su al primo piano, sulla porta c'è scritto Sguerzo, e il nome corrispondeva, il cognome corrispondeva a quello che mi aveva detto chi mi aveva dato il biglietto. Suono e mi viene a aprire una ragazza e io le dico, guardi, mi manda Furio. E lei mi dice, noi non conosciamo, chi è sto Furio? Ma io ieri mi trovavo in questo paese, ho trovato questo, senza entrare proprio nei particolari, e ho trovato questo giovanotto che mi ha dato questo biglietto, mi ha detto di portarlo a voi. Dice, no, guarda, qui non abita nessun Furio, non lo conosciamo. E io dico, ma io sto biglietto cosa devo fare? Dove ce l'ha? Ce l'ho qui nella giacca. Mi si aspetti un attimo. Chiude la porta, rientra in casa, sento il parlottare, dopo qualche attimo riaprono la porta e insieme alla ragazza c'è una donna anziana, piccolina, un volto dolce, ancora vestita, i capelli tutti bianchi, vestita con un pizzo intorno al collo come si usavano una volta le anziane. E mi dice, lei chi cerca? E io dico, io cerco la famiglia Sguerzo, mi hanno detto di portarvi questo biglietto, ma lei chi lo manda? Mi manda Furio, e ieri l'ho incontrato così e così. Dice, mi faccia vedere questo biglietto. Gli do il biglietto, lo tiro via dalla federa della giacca, lo legge, poi questa mi prende per davanti, mi tira dentro in casa, chiude la porta, mi abbraccia e si mette a piangere con un'intensità che mi ha commosso molto. E chi era la mamma di Furio Sguerzo, e ha voluto sapere tutti i particolari di come erano andato l'incontro. Io gli ho detto dove, come, cosa ci siamo detti, insomma. Dopodiché mi ha salutato e ce ne siamo venuti via, me ne sono venuto via. Purtroppo devo concluderlo questo racconto con il fatto che dopo un paio di mesi, poco meno, parliamo di ottobre, un mese e mezzo, io sono in Corso Italia, allora si chiamava via Corso a Medeo di Savoia, adesso è Corso Italia, quasi all'altezza del vecchio ospedale San Paolo, quando vedo un mio amico, un certo Beltrame Mario, che aveva qualche anno più di me, che era andato e si era inquadrato nei militari della Croce Rossa, lui militare però, e che lo vedo tutto indaffarato, che cammina, mi vede, mi chiama, mi dice, guarda, sono sconvolto, dico, che cosa c'è? Mi dice, guarda, ne vengo adesso dall'obitorio, sul piastro di marmo c'è il corpo di un mio amico, e io le dico, chi? E mi fa, Sguerzo. Io dico, come Sguerzo chi? Sguerzo Sergio. Allora dovete tenere presente che erano due fratelli, Sguerzo Furio e Sguerzo Sergio, e i nomi di battaglia se l'erano cambiati. Ecco perché Furio era in realtà Sergio, e lui l'ha chiamato per nome giusto, Furio Sguerzo Sergio. Però io sapevo che era Furio, ma questo l'ho saputo dopo che era sto scambio. Vabbè, insomma, sto uomo era sconvolto perché erano amici, erano stati all'università insieme e non mi ha raccontato come era accaduto, questo poi l'ho saputo dopo, che Sguerzo era venuto giù e lui dislocava sopra Dego, la sua divisione, lui era il vicecomandante della divisione sopra Dego, però qualche volta, periodicamente, venivano in giù a Savona su invito del comando territoriale che era a Savona per prendere ordini. Purtroppo quella notte, perché il fatto è accaduto a mezzanotte, poco lì, erano in due. Lui e quell'altro suo collega che era a Monastero insieme, era poi il commissario della brigata Savona, Piccone. Si chiamava Piccone, sono stati, mentre scendevano al buio, sono stati incrociati da una pattuglia di fascisti, di fascisti, tra i quali si sa anche i nomi, e c'è stato lo scontro a fuoco,
purtroppo mi risulta che la pistola che aveva sguerso si è inceppata, e mentre l'altro è riuscito a sparare, a fuggire, lui è rimasto colpito ed è morto, ecco, è mancato.